beh, c'è al centro di questo servizio un pastore particolarmente in gamba, Ovidio Marras, vediamo. Ovidio Marras, 81 anni, un po' pastore, un po' contadino, una vita passata in solitudine, è quella di una rivoluzione vinta da un piccolo contro i potenti. Siamo in provincia di Cagliari e questa che vedete è la spiaggia di Tuaredda, una delle più belle al mondo. Qui una grossa cordata di banche e imprenditori ha costruito un mega villaggio a pochi metri dal mare. Loro sono i potenti, enormi colossi finanziari e imprenditoriali, nomi come Benetton, Marcegaglia, Caltagirone. Il piccolo invece è Ovidio, che si è visto deviare dalle ruspe la strada di casa che lo portava al mare e allora ha fatto causa. Un giudice gli ha dato ragione e ora può far abbattere l'albergo. Lei vuole buttare giù? Certo. Contanto non che sia strada prima di essere fatto superare di questo. Io sono più da manco nascio, se quando, e manco suo babbo via nascio quando dovevo essere strada. Poi mi contenni con questo arrogo da me, la ci metto subito a te per abbiccare la strada. Poi, dati distrutto tutto, non te la sa una, poi arricordo che dovevo via non lascio. Lei è contro Benetton, che è un uomo importante, famoso, con molti soldi. Non ha paura? Io non ne ho di nessuno di paura. Dici quanto c'è a noi, no, non si contro. Anche se le offrono moltissimi soldi, lei non va via. E allora chiudiamo con una storia che è davvero quella di Davide contro Golia, perché in Sardegna un contadino di 80 anni intenta una causa contro un colosso edilizio che costruisce un albergo proprio sulla sua strada, vince e tutto questo sullo sfondo di una delle più belle spiagge di quell'isola. Vediamo, Paolo Piras. Lei ha vinto. Chi non ha ragione di più vincere Marola, voi non deve più vincere. Ma calcio tenere tanto denaro in meta. Ma... Se ho ragione per forza dovevo vincere, anche se quelli hanno molti soldi. Così dice Ovidio in sardo, che è la sua lingua. La sua minuscola casetta è letteralmente circondata dai cantieri, villette e alberghi, un ammasso di cemento turistico nascente a pochi metri da Tuaredda, una delle spiagge, secondo il National Geographic, più belle del mondo. Gli azionisti sono nomi del calibro di Caltagirone, Toti, Benetton. Anche i distrutti tutto sono l'astro che dove via, dove ha producento un mataglio l'altro, mi risanti tutti distrutti. Dante garantaggi è tolto uno in bacio e punta ciccata. Ovidio Marras non ha armate di legali da muovere, è un contadino di 81 anni che non ha voluto vendere a peso d'oro la sua terra al colosso che gli costruiva tutto intorno. Ma quando l'hotel ha invaso anche la strada di campagna da dove arrivava a casa sua, Ovidio ha fatto causa al colosso e ha vinto. E ora l'hotel, salvo ribaltamenti in Cassazione, dovrà demolire il rustico dell'albergo, due cancelli e altri immobili costruiti sulla strada. Siccome ti tanti fatti apposta, il mondo ci scondato e domo su noi. C'è di sieni Samarola che si indiani ti do, perché punti circondati noi. Santa pezza che gli altri punti uscire in documento grandissimo. La sorella di Ovidio si chiama Giovanna, ha 2 anni in più di lui, e si ricorda ancora di quando bambina vennero per la prima volta alla casetta di famiglia. 5 anni, e lui 3. Ci ha portato qui, e qui siamo rimasti. Adesso ne ho 82 e si immagini quanto tempo ci siamo. Le hanno ammazzato il cane, è vero? Tutti i gusti ci guidano. Contano due spaventabili e scani si cani galanti al mare e sono saulanti. Vi farebbero comodo questi soldi che girano tutto intorno a voi? A me, lo dico la verità, non mi faccio. Cioè, non mi faccio nulla. Lì. Questo luogo è su, ma no? No, è da Rossi, sì. È da Rossi, sì.